Allora, a me il compito di innanzitutto un saluto, un ringraziamento a tutti quanti gli iscritti e partecipanti a questa nostra terza puntata di questo brevissimo ciclo in cui abbiamo affrontato Bitcoin e criptovalute da diversi punti di vista. Per chi non avesse partecipato alle puntate precedenti, siamo partiti dalla definizione di Bitcoin. Da un tentativo di inquadramento giuridico prendendo spunto da un intervento piuttosto recente del legislatore tedesco che ha fatto un certo scalpore perché utilizzando il termine di strumento finanziario senza adeguato approfondimento poteva sembrare che il Bitcoin fosse diventato uno strumento della specie, cosa che poi abbiamo visto non è, riportando quindi questo token nell'alveo delle sue caratteristiche originali, cioè quello di essere una criptovaluta che sfugge dall'ambito dalle definizioni di strumento finanziario, così come anche di valuta avente corso legale, e quindi sfugge dall'applicazione di tutta una serie di normative che tipicamente caratteristiche dei mercati vigilati. Nella seconda puntata invece abbiamo ripreso, partendo dalle conclusioni della prima, abbiamo ripreso il tema del Bitcoin e del crypto asset come asset potenzialmente eligible per una serie di prodotti finanziari che di uso comune, diciamo. Abbiamo parlato di come sia possibile di fatto andare a inserire il Bitcoin in particolare, che era un po' l'oggetto di tutta la discussione, nell'ambito di un asset allocation, una strategia di investimento caratteristica di un fondo piuttosto che una gestione individuale di portafoglio. E lasciando per ultimo, ma non per importanza, il tema che risulta essere sostanzialmente decisivo dal punto di vista della concreta poi applicazione pratica di quanto abbiamo discusso appunto nei precedenti webinar, e cioè il tema della custodia, della sicurezza, che rileva proprio sempre nella prospettiva del diritto dei mercati finanziari, in particolare delle tipologie di prodotti di cui abbiamo parlato nella scorsa sessione, è elemento fondante la struttura stessa dello strumento. Infatti, la custodia degli asset che vengono gestiti con terzi da parte di un intermediario vigilato hanno una precisa collocazione nel nostro e una precisa protezione nel nostro ordinamento. Quindi, nella giornata di oggi cercheremo di affrontare il tema della custodia dei crypto asset, sempre con un occhio speciale rivolto al Bitcoin, che è stato fin dalla prima puntata un po' l'oggetto principale di tutte le nostre considerazioni, proprio per la particolarità di questo asset rispetto a tutto l'universo delle cripto. E oggi cercheremo di affrontare il tema della custodia, partendo da tre punti di vista diversi: il mercato, che è quello di Andrea Medri, che è amministratore delegato e socio fondatore di The Rock Trading. Da una parte, nella parte normativa, verrà invece guardata da Donato Varani e Andrea Berruto, e Ferdinando Ametrano ci parlerà anche non solo come professore che studia da tantissimo tempo questa materia, ma anche nella prospettiva di un'iniziativa che sta curando da qualche tempo. Massimo Chiriazzi, anche questa volta, ci fa la grandissima cortesia di moderare la sessione. Passo la parola a lui per non rubare tempo ai relatori. Buonasera a tutti, grazie. Sono io a ringraziare per l'ospitalità. E a questo punto oggi affrontiamo un tema davvero molto interessante, anche affascinante, perché ha tanti risvolti non solo tecnici, ma per l'appunto anche di economici. E quindi vedremo anche i rapporti tra le persone in qualche forma che adesso sarà molto, molto curioso e interessante andare a indagare. Oggi vorremmo spiegare la custodia dal punto di vista dell'utente, no? Quindi,
qualcuno che possiede queste crypto asset e deve possedere le chiavi, adesso andiamo nel dettaglio, e quindi farsi delle domande come custodire questi valori oppure come delegare qualcuno che custodisca i valori per lui. Perché se il valore aumenta, per l'appunto di questi crypto asset nel futuro, la protezione necessaria è ancora più importante, dobbiamo ridurre i rischi, altrimenti il pubblico poi magari non investirà molto in questi crypto asset. Abbiamo già letto nei media qualche tempo fa qualcuno che è potenzialmente milionario perché possedeva i bitcoin, per esempio, ma poi ha perso il suo hard disk, il suo computer dove teneva all'interno le chiavi. E quindi insomma, i media hanno un po' costruito sopra una serie di storie. Oggi andiamo a indagare, un po' a dettagliare, perché effettivamente un soggetto che possiede questi asset possiamo ricondurre a due grandi rischi. O perde le chiavi private di accesso a questa risorsa, oppure potrebbe subire un furto. Perdita che significa? Significa privarsi per sempre dei propri beni, perché occorre questa chiave per fare delle transazioni. Il furto, invece, è che un altro soggetto possa soltanto guardare, soltanto osservare la chiave, non è necessario per appunto sottrarre in qualche modo, in modo fisico, ma basta che guardi, osservi, legga una stringa, a quel punto può avvenire un furto. Adesso noi la conservazione dobbiamo un po' specificarla, nel senso che se noi conserviamo un bene fisico, per esempio parliamo dall'oro, e io posso fare, la posso nascondere sotto il materasso, o comunque voglio essere autosufficiente, non voglio delegare nessuno e conservo fisicamente il mio valore. Oppure posso fornire, posso avere per esempio bisogno di un fornitore di servizi, penso a un cavo o una cassetta di sicurezza, quindi mi affido a qualcuno per custodire il mio valore, quindi alla fine chiedo un servizio. Nell'ambito digitale, cerchiamo adesso di capirci, perché nell'ambito digitale io ho delle scelte, per l'appunto posso tenere anch'io da solo questo mio valore, quindi entro nel circuito ideale, perché Bitcoin o le crypto asset richiedono assolutamente la libertà totale da chiunque, per cui posso essere autonomo nel poter gestire le mie risorse. Oppure voglio delegare e quindi, o derogare a dir meglio, e posso chiedere a qualcun altro di servire a me per appunto questo tipo di servizi, perché alla fine parliamo di una chiave privata. Poi in termini tecnici il professor Ametrano ci spiegherà che è fatta da 256 bit rappresentati in forma esadecimale, però alla fine è la conservazione di questa chiave. Possiamo pensarla come un problema fisico. Io questa stringa di numeri la devo conservare da qualche parte e quindi devo decidere come faccio a conservarla, che tipo di rischi posso correre. E allora oggi parliamo di varie soluzioni, perché posso decidere di avere un quorum di persone che condividono una chiave, adesso andremo poi nei dettagli, per decidere chi ce l'ha, chi non ce l'ha. Non decido assolutamente nulla di delegare nessuno, però mi tengo la chiave per me. Ma cosa accade a fronte della mia estinzione? Cioè, i miei eredi possono accedere alle chiavi? Accederanno in un momento preciso? Io non voglio che accedano prima o troppo dopo. Per cui sono fattori che, avete visto, insomma, aprono una serie di domande molto interessanti. Io però a questo punto partirei da Andrea Metri, per l'appunto, chiedendogli cosa lui osserva dal punto di vista del mercato, perché sappiamo che esistono portafogli cold e portafogli hot. Ce lo può spiegare, tra le altre osservazioni che può vedere dal mercato, Andrea Metri? Grazie. Grazie Massimo e grazie a tutti, buonasera a tutti. Sì, no, non posso, nel senso che entrerò
in qualche dettaglio veramente limitato, ma per ovvie ragioni di sicurezza, nessuna. Abbiamo perso sulla sicurezza. Secondo me è il suo CTO che gli ha chiuso davvero il wording, però credo che sia caduta del tutto la sua linea. Sono tornato. Ha ripreso, eccolo, vai. Aspetti, purtroppo la connessione è instabile, quando si parla sono i filtri che mi hanno applicato sui miei sistemi e i nostri informatici addetti alla sicurezza. Comunque, come dicevo, no, non possiamo entrare troppo nei dettagli, nessuna piattaforma come la nostra entrerà mai nei dettagli, perché una delle principali uno dei principali rischi che noi possiamo avere è quello proprio dell'attacco informatico con l'obiettivo di svuotare i nostri hot wallet e poi dopo eventualmente anche cold wallet se non li abbiamo separati bene. Cosa sono gli hot wallets e i cold wallets in una piattaforma di trading? Semplicemente il hot wallet, cioè quello caldo, è il wallet dove noi deteniamo all'interno le criptovalute in una specie di omnibus account che serve per fare accedere e depositare ai nostri clienti i propri assets. Quindi ci deve essere sempre una disponibilità all'interno di questo wallet. Noi cerchiamo tramite algoritmi di tenerlo al minimo sindacabile possibile, proprio perché questo è un wallet tecnicamente esposto. Io non sono poi dopo un tecnico, il professor Metrano dopo ci spiegherà meglio, però questo è il punto debole di qualsiasi piattaforma. Poi, quando, in base ai nostri calcoli, quando noi vediamo che abbiamo una percentuale parliamo di Bitcoin ad esempio, ma vale per tutte le crypto assets che abbiamo, che prevediamo che non verrà usata in un certo periodo di tempo, trasferiamo questa eccedenza presso dei cold o dei super cold, chiamateli come volete, perché poi ci possono essere differenti layer di protezione, che tendenzialmente devono essere scollegati dalla principale wallet, quello a cui si accede. Quindi sicuramente quello più a rischio è l'hot wallet e a scendere gli altri wallet se non sono stati ben segmentati, ben suddivisi. Quindi da qui la ragione per cui noi da sempre, come un mantra, devo dire anche in maniera abbastanza efficace, perché poi ormai i nostri clienti l'hanno compreso abbastanza bene, ma da sempre noi suggeriamo di non lasciare su una piattaforma come la nostra i propri crypto assets, quindi erroneamente pensando che noi siamo un wallet classico, in eccedenza che non servono appunto all'attività di trading, che è l'attività per cui noi esistiamo praticamente. Quindi noi suggeriamo sempre: tu lascia su qualsiasi piattaforma di exchange quello che ti serve per fare l'operatività di trading, l'eccedenza prelevala e portala su un tuo wallet. Ora, questo sembra facile a dirsi e dovrebbe essere così, nel senso che per chi ha seguito questo percorso di formazione che ci sono stati nelle scorse settimane, probabilmente avrà intuito che uno degli aspetti positivi della nostra tecnologia è quello di non avere la necessità di affidare i propri assets a terzi, inclusi noi. Noi alla fine siamo un potere centralizzato perché deteniamo le chiavi private, oppure anche a custodian wallets che però hanno le loro chiavi private e quindi gestiscono gli assets dei clienti. Questo in un mondo ideale dove il cliente ha imparato bene la nostra tecnologia sarebbe la situazione perfetta. Non c'è bisogno di affidare niente a nessuno, ognuno è indipendente, ognuno si gestisce come vuole. Dirsi, ma difficile ad applicarsi. Infatti, io penso, poi dopo magari Ferdinando me lo confermerà, che dei 18 milioni e passa di Bitcoin oggi esistenti, probabilmente dal 20 o 30% sono irrimediabilmente persi, perché la capacità di gestire le cosiddette chiavi private non è cosa semplicissima, non è cosa semplice soprattutto tramandarle nel caso succeda qualche cosa, e quindi una gran quantità di questi assets sono stati persi. E da qui la inevitabile conseguenza della necessità di avere dei soggetti garantiti terzi che possano fare questo lavoro di custodia, nonostante, ripeto, non sia strettamente necessaria. Però prevedo che nei prossimi anni
e sarà ancora un male necessario per la gran parte degli utilizzatori di questa tecnologia. Inoltre c'è un secondo aspetto importante, cioè un attimino dove va il mercato. Allora, come dicevo, una piattaforma come la nostra offre un servizio. È vero, facciamo un simil lavoro di custodian wallets, ma in realtà, come ho detto poco fa, non è il nostro lavoro. Quindi molti dei nostri clienti ci dicono, va bene, ma io mi fido di voi, ho paura a gestirmi questa cosa da sola, non ho voglia di entrare nel merito della complicazione tecnologica, e quindi dove vado? E da qui sempre chiaramente il dubbio di indicare dove andare, cosa fare, da chi andare, di chi fidarsi. Esatto, stiamo vedendo adesso un'indicazione, il 20%, quindi non ci sono andato lontano, che sono andati persi. E da qui la necessità e il prendere coscienza durante il corso degli anni che ci vogliono dei nuovi attori che offrano alla, non solo alla nostra clientela, ma in generale a chiunque, la possibilità di dare le garanzie sufficienti per la gestione di questi beni in maniera sicura, assicurata e anche formalmente, giuridicamente accettabile. E qui dopo Ferdinando ci darà una sua descrizione. Questa tipologia di custodian wallet, quale CheckSig, di cui giusto per informazione e dovere, noi nel 2019 abbiamo acquistato una piccola quota di partecipazione proprio per andare a chiudere la filiera del nostro settore, della gestione di quello che noi facciamo. Questi enti, quindi le piattaforme di trading, i custodian wallets che hanno un certo tipo di particolarità, aiuteranno anche lo sviluppo di questo asset alternativo, di questa asset class alternativo, ad essere adottato, come accennavo la scorsa volta, dalle istituzioni finanziarie tradizionali, quali le banche. Quindi una banca o un istituto finanziario in generale che vuole entrare nel nostro mondo, e credetemi c'è parecchio interesse, entra solamente se ci sono certe condizioni di garanzia. Allora, sicuramente la condizione di un possibile nuovo canale di business, quella esiste, lo sappiamo, e si possono sviluppare, possono crescere. Ma soprattutto un soggetto vigilato ha bisogno la garanzia dal punto di vista regolamentatorio, e qui sentiremo in seguito quali sono l'attuale situazione, dal punto di vista della custodia e dal punto di vista di come gestire il trading. Ora, io penso, una mia personale opinione, che difficilmente le banche in un settore così nuovo, così innovativo, andranno a fare grossi investimenti di sviluppo tecnologico al proprio interno, a parte poche banche, le piccole e medie banche non hanno la capacità in generale e si servono in outsourcing, ma anche i grossi, prima di investire, di fare pesanti investimenti in questo settore, probabilmente incominceranno ad usufruire di servizi in outsourcing, come sta facendo adesso Banca Sella tramite Hype. In breve, la banca diventa il portale, la vetrina con la propria clientela, offrendo questo asset class alternativo e la possibilità in diverse forme di poter intermediarlo, e a sua volta si dovrà rivolgere al mercato, come possiamo essere noi, a una piattaforma di trading che gli permette la conversione, quindi gli espone a quella che è tutta l'attività di acquisto e vendita, ma soprattutto quando il cliente, e al 95% delle volte gli accadrebbe questa situazione, dice sì, io voglio comprare Bitcoin, ma dopo non so come, dove metterli, me li tenete voi, la banca, tornando al discorso che facevo poc'anzi, non ha in questo specifico momento interesse a creare una tecnologia così complessa, difficile e rischiosa, e quindi in prospettiva si affiderà a servizi terzi. E questo diventa un ruolo fondamentale, il custodian wallet, con delle specificità certe, sia tecnologiche, sia giuridiche e sia di tipo assicurativo, in modo che i clienti della banca possono, a loro richiesta di trovare un custode, possono facilmente ottenere questo risultato tramite l'interlocutore fiduciario della banca. Quindi questo è quello che io vedo lo sviluppo nei prossimi anni,
che sta già accadendo, non è più, mentre fino magari un paio d'anni fa era un'ipotesi, invece adesso è incominciata a diventare finalmente una realtà. Abbiamo appunto, vi ho fatto l'esempio di Banca Sella, Revolut, che è una banca innovativa che sta facendo un ottimo lavoro a livello europeo e sta crescendo molto velocemente. Prima permetteva l'acquisto e la vendita di Bitcoin, ma solamente con prodotti sintetici, quindi con indici. Invece da luglio, proprio notizia di meno di una settimana fa, da luglio farà qualche cosa tipo Banca Sella, cioè i propri clienti potranno acquistare e vendere Bitcoin, fra virgolette, veri e non sintetici. E quindi l'evoluzione, la direzione secondo noi è quella. Ora, non ho chiaramente la pretesa e l'arroganza di pensare che noi porteremo la soluzione alla attuale crisi bancaria che ormai si protrae da troppi anni. E le banche, come tutti sappiamo, incominciano ad avere dei modelli di business ormai antiquati, ormai vetusti, non più efficienti. Però sono convinto che la nostra industria, ora che finalmente si dota di una credibilità dal punto di vista giuridico, tecnologico, assicurativo e di quelle che sono le procedure, potrà gradualmente avvicinare ed offrire il servizio alternativo agli interlocutori finanziari tradizionali. Quindi questo è. Quindi, ritornando all'inizio del discorso, una piattaforma, qualsiasi exchange, non deve essere per pigrizia o perché non se ne voglia o per ignoranza anche, non deve essere considerato come un custodian wallet. Non è il nostro lavoro. A noi gestire i fondi dei clienti è un investimento importante, è un costo importante ed è un rischio di sicurezza enorme. In breve, la storia ci insegna, negli ultimi 10 anni, da quando esistiamo, o poco meno, che la gran parte degli exchange che sono saltati, quindi i nostri competitors che sono saltati, una buona fetta di questi exchange sono saltati per problematiche tecnologiche dove hackers estremamente competenti sono riusciti a bucarli i loro sistemi di sicurezza e a svuotarli il famoso hot wallet e in qualche altro caso tutta la filiera di wallets di protezione. Questa è storia abbastanza conosciuta e per questo non bisogna fidarsi, anche perché nel momento che vengono rubati questi assets, crypto assets, è estremamente difficoltoso riuscire a intercettare i punti d'uscita in valute tradizionali, perché poi dopo esistono dei sistemi che possono eludere i sistemi di tracciamento. In breve, a noi un Bitcoin che arriva dal furto di Mt. Gox, per intenderci che è stato il primo grande furto storico che ha fatto la storia, non potrà arrivare perché lo tracciamo. Però purtroppo non tutte le piattaforme di trading sono come la nostra, attente alla sicurezza e ai tracciamenti, e ce ne sono alcune che sono opache a dir poco, e quindi ci sono anche eventualmente dei modi per muovere i fondi. Quindi di nuovo non credo di dire nulla di nuovo, poi dopo Ferdinando mi confermerà la cosa. O si impara a gestire la tecnologia, ma realisticamente parlando siamo ancora abbastanza lontani che la massa riesca a gestirla, oppure si usano i vecchi tradizionali sistemi arcaici, ma noi siamo arcaici, io sono arcaico, e nella comunità sono forse più anziano, quindi lo posso dire tranquillamente, e quindi bisogna proprio riuscire a trovare delle situazioni che soddisfino quella che può essere l'aspettativa da parte sia della clientela istituzionale, così come anche della clientela finale. Ecco, questo è un po' il sunto di quello che volevo dire, Massimo. Grazie, perché sei stato molto sintetico e ci hai aperto anche, ovviamente, tutto lo scenario che c'è davanti, nel senso che per raggiungere un certo livello di sicurezza abbiamo bisogno di conoscere abbastanza bene la tecnologia, perché dobbiamo poi decidere come operare. Quindi archiviare la chiave in modo sicuro è un prerequisito. A questo punto chiederei per l'appunto al professor Metrano di spiegare tecnicamente quali sono i vettori d'attacco, tecnicamente così si può dire, e quali soluzioni si prospettano per gli utenti.
Eccomi qua, scusate, rimuto. Bene, buongiorno a tutti, anzi buonasera. E molto volentieri lo faccio con una veste grafica, per chi ha visto le due puntate precedenti delle mie slide, diversa. Abbandoniamo il giallo del Digital Gold Institute, che è un istituto di ricerca e sviluppo, consulenza e formazione, per il blu di CheckSig, che invece è una startup che nasce proprio dal lavoro di consulenza e formazione fatto per molte istituzioni finanziarie, sia del mondo tradizionale, soprattutto del mondo tradizionale, anche del mondo cripto, proprio sui temi della custodia, e a valle del cui lavoro, insomma, in qualche maniera ci siamo resi conto che faticano a mettere a fuoco soluzioni di custodia, e allora abbiamo pensato in qualche maniera di proporgliele in modo imprenditoriale. L'osservazione da cui partire è che sui mercati regolamentati tipicamente il mondo del trading e il mondo della custody è rigorosamente separato. Questo perché è una best practice, established practice dei mercati finanziari, quella che i servizi core dell'infrastruttura devono essere segregati. E infatti, come accennava già Andrea Medri, è proprio la mancanza di questa separazione che ha generato tutti i principali incidenti, i principali scandali di questo primo decennio di vita di Bitcoin. Tutte le volte che abbiamo sentito gli exchange bucati, sostanzialmente non sono mai stati bucati sul loro core business, che è l'attività di trading, ma sempre su quello che non avrebbe mai dovuto essere il loro business, che è l'attività di custodia. Questo è un fatto documentato ripetutamente negli ultimi anni. Peraltro, anche adesso che si affacciano sul mercato i custodian specializzati, mi sentirei di dire che in realtà i fallimenti, gli incidenti, gli scandali che vedremo tra 3-5 anni saranno esattamente i fallimenti, gli scandali che riguarderanno gli attuali custodian. Perché si apriranno le cassaforti, per modo di dire, e si troverà che erano, o che anzi sono, vuote o parzialmente vuote. Ma ci torniamo tra un attimo più avanti. Il punto di partenza è che oggi, sostanzialmente, come dicono i bitcoiner, senza dubbio, not your keys, not your coin. Bitcoin è tutto su financial sovereignty, sovranità finanziaria, e il vero punto è che i bitcoin sono nostri nella maniera in cui gestiamo direttamente le chiavi private che consentono di muoverli, quindi evidentemente anche di spenderli. Ma, purtroppo c'è un ma molto significativo, vale anche che se perdiamo le chiavi private, perdiamo i nostri bitcoin. Cioè, i bitcoin sono nostri perché abbiamo le chiavi, ma questo vuol dire che se perdiamo le chiavi, i bitcoin non sono più nostri, sono persi per sempre. Ed ecco che allora bisogna riconoscere umilmente che gli skill tecnici per la custodia sicura di Bitcoin oggi sono ordini di grandezza più complicati di quelli che per esempio servivano a metà degli anni 90 per mettere in piedi un SMTP server, un server di posta elettronica. Chi è più anziano tra di noi ricorderà che appunto spedire un'email all'inizio degli anni 90 era una roba per pochissimi. Oggi lo facciamo tutti con uno smartphone senza particolari difficoltà. Allora è indubbio che probabilmente andando avanti le tecniche di custodia, Bitcoin, di crypto asset diventeranno sempre più semplici, sempre più comuni e sempre più alla portata di tutti, ma oggi non è assolutamente così. E allora se è facile comprare Bitcoin su un exchange, già abbiamo chiarito più volte che lasciarli sull'exchange è pericoloso. E d'altro canto il fai da te è possibile per alcuni per quelli con le conoscenze tecniche necessarie, ma non è quindi per tutti, ma soprattutto non è opportuno per tutti. Per esempio, a chi pensiamo? Tra coloro che hanno necessità di una soluzione di custodia ci sono innanzitutto gli investitori istituzionali. Qui è il regolatore che prescrive che un investitore istituzionale non può genericamente detenere direttamente i suoi asset, ma deve detenerli nel mondo tradizionale tramite una banca depositaria, cioè tramite un custodio. Questo ovviamente si applica mutatis mutandis anche al mondo dei cripto, delle crypto asset,
e sempre di più il regolatore chiarirà che questa è la direzione in cui andare. E d'altra parte anche i cosiddetti high net worth individuals, cioè coloro che detengono un patrimonio significativo in Bitcoin, non è bene che lo detengano direttamente. Io qui faccio sempre un esempio. Se mia moglie ha qualche gioiello, lo deteniamo a casa. Se mia moglie avesse tanti gioielli, li terremmo in una cassetta di sicurezza. Se noi avessimo dei lingotti d'oro, li terremmo in un caveau professionale. Ecco che quindi in realtà anche tanti bitcoiner della prima ora, che avevano investito, beati loro, pochi euro, pochi dollari, per comprare i loro primi 10, 100 bitcoin, oggi si trovano con patrimoni estremamente significativi, e sebbene abbiano tutte le competenze tecniche per custodire quei bitcoin in prima persona, si sottopongono così a dei rischi estremamente gravi di violenza, ricatto, coercizione, no? Quindi da rapina Dio non voglia, il rapimento. Da ultimo, ricordiamo, ci sono una platea che è la gran parte degli investitori attuali che vorrebbe entrare nel mercato bitcoin, ma non sa come farlo, cioè non ne ha proprio le competenze tecniche e tutto sommato non è attirata dall'idea di sovranità finanziaria quanto dall'idea di un investimento che è speculativamente interessante, per cui non vuole in alcun modo gestire le chiavi private in primo posto. Per questo nasce l'esigenza di custodian, come si dice, digital vaults, di cassaforti digitali. Qui dobbiamo subito chiarire che il custodian è sempre un fiduciario. È inevitabile il fatto che quando noi affidiamo qualcosa a qualcuno, di questo qualcuno dobbiamo fidarci. Non c'è alcuna modalità che un custodian possa dire ai suoi clienti che è impossibile sottrarre i loro asset. Al custodian sarebbe sempre possibile sottrarre gli asset dei suoi clienti, o almeno è sempre tecnicamente possibile. Per questo evidentemente la reputazione del custodian deve essere specchiata, deve essere inequivocabile, e un qualunque custodian deve essere sempre accountable, responsabile, e in qualche maniera gli si deve poter chiedere conto della custodia, del senso di custodia che sta svolgendo. Per questo dovrebbe essere assolutamente rilevante nel mondo cripto che il custodian dia una prova periodica di detenere gli asset, cioè la cosiddetta proof of reserve. Solo questo garantirebbe che quando tra 3-5 anni si apriranno certe cassaforti, di non scoprire tra 3-5 anni che queste cassaforti sono in realtà vuote. E non voglio spoilerare il finale, non voglio anticipare le conclusioni, ma ad oggi nessun custodian dà proof of reserve. E anche se guardiamo al mondo tradizionale dei mercati finanziari, a torto o a ragione, immaginato come un possibile affidabile fornitore di un tale servizio, beh, in questo caso la notizia è che non è in grado di erogarlo davvero. Le prassi di sicurezza del sistema finanziario non prevedono un asset digitale al portatore. Che cosa intendo dire? Il mondo finanziario è fortemente ormai digitalizzato, tutti gli asset sono digitalizzati, ma non si è mai sentito che qualcuno abbia rubato il 2% di Facebook o il 3% di titoli di Stato tedeschi, perché pur essendo digitali sono nominativamente intestati. Quindi un hacker può creare un disagio sul mercato, può tenere giù una rete di scambio per qualche ora, addirittura qualche giorno, se pensiamo alle torri gemelle o cose del genere, ma in alcun modo potrà subentrare nella titolarità di questi asset digitali. Oppure il mondo finanziario è abituato a preservare asset fisici, come i lingotti d'oro. I lingotti d'oro non sono nominativamente intestati, sono al portatore, ma hanno una difficoltà, un problema tecnico. Pesano tantissimo, cioè rubare lingotti d'oro ha un problema logistico. Sì, non basta aprire il caveau, bisogna anche avere il tir con cui scappare e l'operazione di caricamento dei lingotti sul tir porta via tempo. Viceversa, Bitcoin non è il primo caso, cioè digitale ma non è nominativamente intestato, ed è leggerissimo, quindi è facilissimo da trafugare. Ecco che quindi tutte le prassi tipiche di cyber security delle banche, anche depositari, insomma dei custodi del mondo finanziario tradizionale, non si applicano a questo mondo direttamente.
Un altro elemento importante di una procedura di custodia di asset digitali dovrebbero essere ovviamente le garanzie assicurative. Dico dovrebbero, ma in realtà quest'anno, proprio da gennaio di quest'anno, vuol dire sono. Perché custodian nel mondo cripto stanno sostanzialmente facendo tutti a gara nell'ottenere coperture assicurative. Abbiamo sentito annunci iperbolici per decine, poi rapidamente per centinaia di milioni di dollari di coperture assicurative per tutti i principali custodian mondiali. La cosa interessante è però capire bene che cosa viene assicurato. E qui dobbiamo tornare al concetto di hot wallet o di cold wallet. È già stato in parte spiegato, un hot wallet è quella infrastruttura di gestione delle chiavi private che è però, per esigenze operative, collegata a internet. E in quanto tale, essendo collegata a internet, è bucabile in remoto da attacchi di hacker esterni. Viceversa, si parla di cold wallet quando si indica l'infrastruttura di gestione delle chiavi private che non è connessa a internet. E di solito nel cold wallet si dovrebbe tenere appunto la maggioranza dei crypto asset, che sia un custodian, che sia un exchange. Nell'hot wallet si tengono gli asset che devono essere prontamente a disposizione della clientela, nel cold wallet il grosso dei patrimoni da difendere. Guardate che quello che è di solito assicurato è soltanto l'hot wallet. Compagnie assicuratrici, con cui abbiamo parlato anche direttamente, ci hanno chiarito che il cold wallet non è assicurabile e ce l'hanno chiarito con una metafora. Voi sapete o se non sapete ve lo racconto che il più grande custodian di oro fisico al mondo è Bank of England, la banca centrale inglese. Bene, la custodia di oro fisico presso Bank of England non è assicurata. Così come la custodia di oro presso Fortnox non è assicurata. Cioè il custodian di ultima istanza è lui l'assicurazione, non può essere assicurato. Quindi le coperture assicurative di cui abbiamo sentito parlare riguardano di solito soltanto i cosiddetti hot wallet, la parte di gestione delle chiavi private connessa a internet, quindi più esposta. Una attività che di solito si fa per mitigare i rischi in generale di custody sia negli hot wallet che nei cold wallet è la cosiddetta multifirma, multisignature, cioè l'abilità, la possibilità di spendere da un wallet solo se firmano più di una parte. Un po' come i cosiddetti conti correnti contestati. Quindi magari ho il conto corrente contestato con mia moglie a firma disgiunta, in quel caso è una firma uno di due, o firmo io o firmo mia moglie, potrei averlo contestato con mia moglie a firma congiunta, in quel caso dobbiamo firmare entrambi, e nel mondo cripto è facile avere M di N, cioè servono M firme su N possibili firmatari. Badate che la vera multisignature non è quella che tecnicamente si chiama anche secret sharing. Ci sono molti millantatori che spacciano secret sharing per multisignature. Una vera multifirma si compone di molte chiavi, di chiavi diverse, non di molte parti di una singola chiave. Perché questo è straordinariamente diverso? Perché quando si firma in una genuina multifirma, immaginiamo un 2 di 3, devono firmare due chiavi e possono farlo in maniera sincrona, in posti diversi, in momenti diversi. Se invece si tratta di secret sharing, vuol dire che due componenti di quella chiave devono riunirsi tecnicamente, informaticamente parlando, per generare in quel momento una singola chiave che firma la transazione. E quindi c'è un momento tecnico in cui non c'è più molte chiavi, ma c'è una singola chiave. Non ci sono più molte parti, ma c'è una singola chiave, c'è un'unica parte. Di conseguenza, secret sharing è un po' il multisignature dei poveri. Ovviamente i custodian attuali hanno sviluppato le loro soluzioni e i custodian attuali sono i leader di mercato, Coinbase negli Stati Uniti, il primo partito, Bakkt che è arrivato recentemente, ma è il New York Stock Exchange, quindi in qualche modo uno dei più affidabili, Fidelity, la grande casa di asset management che è sbarcata anche in Europa con i suoi servizi di custody, e Gemini, dei fratelli Winklevoss, i quali non hanno mai fatto veramente decollare il loro business, ma siccome da quando
Zuckerberg li aveva liquidati con 45 milioni di dollari, loro avevano investito all'epoca 11 milioni di dollari in Bitcoin, sono diventati miliardari in Bitcoin, da allora il loro business principale è stato fare custody dei loro stessi Bitcoin, quindi hanno pensato bene di pubblicizzare o di commercializzare delle prassi che di fatto hanno sviluppato per lo stesso Bitcoin. Ma tutti questi custodian praticano quella che io chiamo security by obscurity. Cioè dateci i vostri Bitcoin perché noi siamo bravi. Cioè una richiesta di fiducia in bianco, che non è proprio il modo più razionale di muoversi. E allora noi come Digital Gold Institute, cioè come istituto di ricerca, abbiamo provato a definire un protocollo pubblico che sia invece uno standard aperto, che sia completamente auditabile, che possa essere peer reviewed e che eviti la cosiddetta security by obscurity. E poi come Checksig, quindi appello di una startup innovativa italiana, ne abbiamo sviluppato un'implementazione proprietaria che dà ovviamente la prova di riserva periodica che diciamo che tutti i custodian devono avere, offre schemi di assicurativi sui capitali in custodia, ha altri aspetti tecnici tra cui operation multi-location worldwide, multifirma e altre cose estremamente più tecniche dove oggi non entrerei, ma soprattutto offre una soluzione a due livelli che è un punto estremamente qualificato. Cosa vuol dire a due livelli? Vuol dire andare oltre il cold wallet, andare a quello che in gergo si chiama il frozen wallet, il wallet congelato. Il cliente che vuole dare Bitcoin in custodia a Checksig, in realtà non li manda direttamente a Checksig, ma li manda a una federazione di legal entity diverse da Checksig, che gestiscono appunto un frozen wallet. Un frozen wallet che è in realtà una cassaforte in multifirma. Ad esempio, giusto a titolo esemplificativo, immaginiamo 4 di 7. E per aprire questa cassaforte, gli agenti della federazione devono essere in qualche modo autorizzati da Checksig e quando la aprono possono mandare i Bitcoin soltanto a Checksig. Per aprirla comunque devono essere d'accordo in 4 su 7 ad aprirla e mandano i coin sostanzialmente a un wallet che invece chiamiamo cold wallet, che ripeto è cold perché non è esposto a internet, quindi nella nostra struttura non c'è nulla di hot, non c'è nulla di hackerabile dall'esterno, che è a sua volta un wallet multifirma in 2 di 3. A questo punto quando il cliente ci chiede di prelevare i suoi fondi arrivare sui fondi della custodia, noi facciamo aprire la cassaforte alla federazione, li mandiamo a Checksig e Checksig poi li manda al cliente. Ovviamente il nostro cold wallet è assicurato. Cioè noi abbiamo trovato con gli agenti assicurativi l'accordo che non avendo noi un hot wallet, riusciamo ad assicurare il cold, cosa che di solito gli altri custodian non hanno, perché poi in realtà il bulk, il grosso dei nostri fondi in custodia, e su un livello ancora più sicuro. Ma per chiarire meglio il flusso delle transazioni? Scusa Metrano, se possiamo sì. Arrivare verso le conclusioni, grazie. Sì. Quindi abbiamo dal cliente alla federazione, dalla federazione a Checksig, da Checksig eventualmente torna indietro in cassaforte se c'è un buon motivo, o altrimenti va al cliente finale. Questo processo è un processo che ha ovviamente anche una procedura di recupero. Se qualcosa va storto, nel senso che la federazione dovesse perdere in qualche maniera la sua capacità di aprire la cassaforte, o la stessa Checksig la capacità di aprire il suo cold wallet, c'è un processo di recupero, di recovery, di disaster recovery, che permette che i fondi non vengano mai persi. Quando chi vorrà scaricare le slide potrà vedere anche un approfondimento appunto su come funziona la federazione, frozen wallet, e su come funziona il cold wallet e anche qualche dettaglio su come funziona questo processo di recovery. Ma per arrivare alla conclusione è chiaro che i servizi di custody sono fondamentalmente per, abbiamo detto, o i network individual o investitori istituzionali, cioè immaginiamo un asset manager che riceve euro dai suoi clienti, li manda a una banca depositaria, la quale su un exchange compra bitcoin che vengono poi custoditi da noi. Quando questi bitcoin dovessero essere venduti su richiesta dell'asset manager che ci dà questa istruzione, noi li manderemo un exchange, il quale li converte in euro, li manda alla banca depositaria
che li manda l'asset management, che li manda il suo cliente. Lo stesso schema vale quando non c'è in mezzo un asset manager e una banca depositaria, ma lo facesse una banca retail, quindi si salta semplicemente un livello, ma la logica è sempre la stessa. La banca retail comunica a noi di voler fare un prelievo e riceve alla fine della catena euro che ridistribuisce ai suoi clienti. Lo stato dell'arte oggi, quindi, le procedure di custodia è quello di essere multilivello, non più, non tanto, non solo hot and cold, ma addirittura cold and frozen, con transazioni che, ricordiamolo, per aprire il livello frozen devono essere preautorizzate, con dei constraint sugli indirizzi di destinazione, scusate, diciamo confuso, constraint on destination addresses, cioè quando si apre la cassaforte non si possono mandare i bitcoin a chiunque, ma solo al custodian. I custodian più evoluti ormai sono in grado di creare soluzioni di custody su misura delle diverse esigenze, e anche il protocollo Bitcoin medesimo sta andando verso l'implementazione di qualcosa che per ora è tentativamente chiamato Check Template Verify, che per esempio permetterebbe proprio di implementare questi constraint, queste forzature, ma che non prevederebbe questa preautorizzazione o questo multilivello, che resterebbe un punto qualificante di un custodio. E con questo ho concluso e passo la parola di nuovo a Massimo. Grazie, grazie per questa descrizione tecnica. Adesso noi vi invitiamo a raccogliere le domande, perché abbiamo ancora un ultimo intervento fatto da Donato Varani e Andrea Berruto sulla parte dei valori che si spostano da un soggetto all'altro. Cioè, fino adesso abbiamo parlato di quando i valori sono all'interno della proprietà, della gestione di una persona, quindi quando sono dati a riposo, ma nel momento in cui vogliamo trasferire ci sono degli aspetti da guardare. E con Donato Varani vediamo gli aspetti di compliance alla normativa AML, quindi all'antiriciclaggio, e con Andrea Berruto vediamo l'analisi proprio normativa di questa caratteristica molto atipica dei servizi di custodia. Quindi lascio la parola a loro, una ventina di minuti circa, e poi apriamo le domande dal pubblico. Grazie. Grazie Massimo. Provo a condividere lo schermo. Ok. Spero che vediate. Allora, riprendo il discorso da dove l'aveva lasciato Ferdinando, perché lui ha detto, insieme a Medri, hanno detto due cose importanti. Da un punto di vista generale, diciamo, la credibilità dei soggetti che operano nel mercato dei crypto asset e in generale di quelli di cui parliamo oggi, cioè dei custodian, è legata, oltre ad avere adottato delle tecniche avanzate di sicurezza appunto per custodire i crypto asset, di essere anche in grado di dimostrare, soprattutto al mercato, ma anche ai cosiddetti soggetti istituzionali che vorressero servirsi di questi custodian, di rispettare dei requisiti organizzativi di compliance normativa che sono dettati anche dalle norme italiane. In particolare oggi parliamo di quelli di antiriciclaggio. Dal punto di vista generale possiamo vedere che la normativa antiriciclaggio in materia di crypto asset ha avuto una certa evoluzione europea e italiana. Nel 2017 l'Italia ha emanato un decreto che di fatto anticipava la quinta direttiva antiriciclaggio, e un decreto di adattamento alla quarta direttiva, ma che ha introdotto una definizione di utilizzatori di crypto asset nell'ambito della normativa antiriciclaggio. Nel 2018 è stata emanata la quinta direttiva antiriciclaggio, che prevedeva appunto una definizione di questi soggetti con degli standard che sono stati poi anche emanati dal GAFI, che è il gruppo di azione finanziaria internazionale in materia di antiriciclaggio. Nel 2019, con il recepimento della quinta direttiva nell'ambito del decreto 2231 del 2007, in Italia è stata recepita la quinta direttiva antiriciclaggio, e adesso vediamo, io ho scritto anno X in modo un po' provocatorio, perché c'è praticamente la necessità di avere un maggiore allineamento della normativa nazionale con quella europea,
perché c'è stato un recepimento non troppo, diciamo, adeguato. Qui adesso io non mi tratterrò troppo, però il decreto 90 del 2017 è il decreto che introduce la quarta direttiva e anticipa quelli che sono le definizioni della quinta direttiva in materia di soggetti che utilizzano valuta virtuale, che vengono definiti appunto come ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi a titolo professionale servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio e alla conservazione di valuta virtuale alla loro conversione da ovvero in valuta aventi corso legale. Quelli che vengono sottoposti alla normativa antiriciclaggio sono i soggetti, sono gli exchange, perché diciamo di tutti questi soggetti si dice che solo quelli che svolgono limitatamente l'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso. Questa diciamo, limitazione con il recepimento della quinta direttiva nell'ambito del decreto 31 viene a decadere e quindi c'è un'illimitata espansione della normativa antiriciclaggio anche a soggetti di altro tipo, come vedremo. La modifica che viene introdotta è anche una modifica che riguarda il decreto 141, cioè per svolgere queste attività viene stabilito che i soggetti appunto che utilizzano criptoattività debbano iscriversi in un registro degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi che viene gestito dall'OAM, dall'organismo di vigilanza, previsto dal testo unico bancario. Si era in attesa di un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che definisse quali erano le modalità per l'iscrizione, diciamo, in questo albo. Questo decreto non è stato ancora emanato, però questo non vuol dire che i soggetti che svolgono appunto attività in crypto asset, come adesso lo rivedremo, non sono soggetti alla normativa antiriciclaggio, anzi sono soggetti fin da subito e quindi alla normativa antiriciclaggio e quindi devono rispettare questo tipo di norme. La quinta direttiva espande diciamo, i soggetti obbligati, cioè i soggetti sottoposti alla normativa antiriciclaggio e include tra i soggetti obbligati i prestatori di servizio di portafoglio digitale, quindi quelli che forniscono i servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei clienti al fine di tenere, memorizzare o trasferire valute virtuali. E quindi c'è un'espansione di quella che è la normativa e gli obblighi antiriciclaggio anche a questi nuovi soggetti nel momento in cui la normativa antiriciclaggio della Comunità Europea, cioè la quinta direttiva, viene recepita in Italia. Sempre nel 2018, oltre alla quinta direttiva antiriciclaggio, il GAFI emana delle raccomandazioni e queste raccomandazioni ridefiniscono i virtual asset e i virtual asset service provider. Tra questi virtual asset service provider, per quello che ci interessa oggi, ci sono anche i soggetti che fanno custodia e amministrazioni di virtual asset o di strumenti che ne consentono comunque il controllo. A questo punto, nel 2019, come vedete, il decreto 125 recepisce nel decreto 231-2007, cioè la normativa antiriciclaggio italiana, la direttiva europea, e recepisce anche le raccomandazioni del GAFI, così che c'è questa estensione anche ai coloro che svolgono i servizi di portafoglio digitale della normativa antiriciclaggio e anche questi soggetti sono tenuti, in base sempre alla legge 141 che vedete in fondo alla slide, ad iscriversi nell'albo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, cosa che, ripeto, ancora non è stata regolata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Che cosa è successo con il recepimento della quinta direttiva? È uscito questa settimana un documento interessante che sono riguardo alle proposte per una strategia italiana in materia di tecnologie basate sui registri condivisi e blockchain, che in realtà dà delle utili indicazioni anche al legislatore per quanto riguarda il recepimento della quinta direttiva nell'ambito della legislazione italiana.
In particolare, come vedete, il recepimento ha portato all'abrogazione di un inciso, che è questo che vedete nella prima linea, cioè l'abrogazione dell'inciso limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso, dei soggetti che fanno servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio e alla conservazione di valute virtuali. Così che diciamo, l'abrogazione di questo inciso ha comportato un'estensione impropria della normativa antiriciclaggio anche a soggetti che in realtà non dovrebbero essere tenuti al rispetto di questa normativa perché appunto non fanno gli exchange oppure non fanno i custodian. E l'altro problema è quello che vedete sotto, cioè tra i prestatori nell'ambito dei prestatori di servizio di portafoglio digitale, la quinta direttiva fa una distinzione tra coloro che diciamo, svolgono il servizio di custodian, che giustamente sono sottoposti alla normativa antiriciclaggio, e quelli che non svolgono il servizio di custodian, che invece vengono impropriamente attirati nell'ambito della normativa italiana nella normativa antiriciclaggio e quindi sottoposti agli obblighi antiriciclaggio. Che cosa sono gli obblighi antiriciclaggio? Allora, gli obblighi antiriciclaggio naturalmente impongono a questo tipo di intermediari, come abbiamo detto prima, oltre ad avere una struttura, diciamo, dal punto di vista tecnico, in grado di porre al sicuro appunto i bitcoin che vengono loro affidati in custodia sia da soggetti privati ma anche da soggetti istituzionali, come diceva poc'anzi Ferdinando, SGR o banche, la necessità che i custodian si dotino di politiche e procedure aziendali in grado di contrastare il fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. In questa accezione, qui voglio dire che diciamo, la normativa italiana, in particolare i regolatori italiani, e forse non solo italiani, ma anche europei, diciamo, percepiscono ancora l'attività comunque che ruota intorno ai crypto asset come un'attività estremamente pericolosa dal punto di vista del riciclaggio. E in questo senso hanno emanato raccomandazioni, la stessa unità di informazione e finanziaria italiana, come vedremo nell'ultima slide, ha emanato, diciamo, linee guida e raccomandazioni che riguardano l'utilizzo delle valute virtuali. Sempre nel documento di cui ho parlato prima, in consultazione sulla blockchain, si chiede alle autorità italiane di diciamo, assumere un atteggiamento diverso di fronte a questi soggetti e in particolare anche probabilmente di emanare una normativa che sia più customizzata sulla loro operatività. In generale però diciamo, la normativa antiriciclaggio richiede comunque a questi soggetti di dotarsi di assetti organizzativi e procedure e controlli interni in materia di antiriciclaggio, di effettuare l'adeguata verifica che consta dei passaggi che vedete che ho cercato di riassumere sotto, di conservare i dati dei clienti e di fare segnalazioni di operazioni sospette. Diciamo, questi obblighi sono gravanti in questo momento, diciamo, sui soggetti che operano nell'ambito dei crypto asset, indipendentemente, ripeto, dall'iscrizione all'albo gestito dall'OAM, di cui il Ministero deve ancora emanare, diciamo, la regolamentazione. Naturalmente la normativa antiriciclaggio richiede un approccio basato sul rischio. Che cosa si intende per approccio basato sul rischio? A parte che il Grafi ha cercato per questi soggetti di declinarlo in questo documento che vi ho qui rappresentato, ma fondamentalmente l'approccio basato sul rischio si intende che il gestore dei crypto asset, sia esso un custodian ma anche un exchange, deve graduare, diciamo, i suoi approfondimenti sui propri clienti in materia antiriciclaggio a seconda del rischio che percepisce da parte di questi clienti. E questa è la parte, diciamo, più, come potremmo dire, più cogente in Italia, perché appunto le autorità, con l'emanazione delle linee guida, di indicatori di rischio di vario genere, hanno posto diciamo,
tutti coloro che operano nei crypto asset e anche i clienti che operano nei crypto asset che hanno poi, che vanno a rivolgersi ai diversi operatori come i custodian in una fascia di rischio alta. Così che quando il custodian si trova a dover fare l'adeguata verifica di uno di questi clienti, ad esempio, nella maggior parte dei casi, deve adottare delle misure rafforzate di adeguata verifica. Cosa vuol dire? Approccio basato sul rischio significa fare maggiori approfondimenti e quindi, diciamo, entrare in modo pervasivo in quello che sono le attività del cliente, il suo modo di operare e perché opera in questo tipo di attività. Questa, diciamo, è un approccio che lascia un po' perplessi se si guarda, diciamo, l'operatività nei crypto asset nella sua interezza, perché è penalizzante a prescindere, mentre l'approccio basato sul rischio richiederebbe, diciamo, approfondimenti laddove veramente ci fossero dei motivi di sospetto in materia antiriciclaggio. Questa cosa che cosa ha comportato? Come vi dicevo, che la WIF nel 2019 ha rinnovato già le richieste formulate nel 2015, indicando, diciamo, di prestare massima attenzione nell'individuare le operatività sospette connesse con valute virtuali, e questo, diciamo, ha fatto anche innalzare degli scudi agli operatori che esistono sul mercato, operatori istituzionali, come ad esempio le banche o le SGR, che in molti casi, ad esempio, le banche hanno dei grossi problemi ad accettare l'apertura di conti o l'operatività di clienti in criptovalute. Ed è proprio, diciamo, la necessità che i soggetti tipo i custodian che vogliono permettere alle banche di poter essere utilizzati ai fini della custodia di questo tipo di asset, la necessità di adeguarsi e di essere compliant con la normativa antiriciclaggio in modo da innalzare la loro reputazione agli occhi di questi soggetti e poter avere dei rapporti, diciamo così, tra virgolette, normali con i soggetti istituzionali. Inoltre la WIF, nel corso del 2019, ha emanato ad esempio delle istruzioni integrative per la segnalazione di operazioni sospette che coinvolgono virtual asset e per poter rappresentare meglio questo tipo di operatività. La problematica vera, diciamo, per quanto riguarda le autorità e gli istituzionali che oggi operano sul mercato, nell'avere a che fare con soggetti che operano in virtual asset, soggetti che appunto sono i custodian o gli exchange, è nel fatto che occorre che questi soggetti, oltre, diciamo, a guardare giustamente come loro guardano la parte tecnologica, debbano dotarsi di strutture di compliance organizzative anche ai fini antiriciclaggio che siano in grado di innalzarne la loro reputazione sul mercato. Naturalmente queste cose non vengono gratis, costano, ma questo costo dovrebbe avere, diciamo, poi un innalzamento della propria reputazione e quindi l'accesso a un maggior mercato. Io ho finito, Massimo. Grazie, sì, passiamo direttamente a Andrea Perruto per l'ultimo intervento e poi sì, Lasciamo spazio alle domande. Grazie. Grazie mille, Massimo. Allora, il mio intervento andrà a riassumere, è un po' ambizioso, anche le precedenti puntate, quindi ovviamente dovrò essere celere. Allora, sicuramente citavi la tipicità. La tipicità è un fattore che si aiuta, diciamo, questo nuovo servizio di custodia che si rivolge però non solo ai network individuals, ma anche, come abbiamo visto proprio nel precedente workshop, anche ai soggetti istituzionali. E fondamentale però è definire, visto che la nostra è un'analisi normativa, giuridica, cos'è il Bitcoin, perché questo ha dei corollari importantissimi per i soggetti istituzionali. Innanzitutto, il punto da smarcare in primis è se il Bitcoin può essere considerato uno strumento finanziario. Perché questo? Perché in dottrina ci si è soffermati, c'è stato un notevole sforzo nel definire cos'è questo nuovo asset.
In sintesi, mi sento, ci sentiamo di smarcare il punto dicendo che ad oggi, alla luce anche della view di ESMA ed EBA, Bitcoin non deve essere considerato uno strumento finanziario. Sicuramente è uno strumento poliforme e quindi a seconda del suo utilizzo può attrarre norme diverse sia da un punto di vista civilistico che da un punto di vista regolamentare finanziario, però avendo già smarcato questo primo punto, cioè avendo detto Bitcoin non è uno strumento finanziario proprio perché non ricade a livello italiano nell'elenco di cui al TUF che riprende la normativa MiFID e non rientra neanche, diciamo, nelle categorie classiche, ecco, di valori immobiliari, tantomeno può essere considerato un derivato tout court. Ecco, questo ci aiuta molto a delineare il perimetro. Perimetro che è utile sia per la gestione collettiva del risparmio, perché appunto avevamo visto nel workshop precedente che tra gli asset che possono essere detenuti da, ad esempio, un organismo di investimento collettivo, un ICR, sia esso aperto o chiuso, anche se per ora avevamo detto ci terremo più sui fondi diciamo riservati, perché questo ci garantisce, ecco, un perimetro più chiaro e netto. Sicuramente, ecco, il Bitcoin è un bene. Essendo un bene, può essere detenuto nella gestione collettiva del fondo, ma non solo, può essere anche collocato all'interno di un portafoglio di investimento, quindi per la gestione individuale. Detto ciò, si pone il problema di strutturare una nuova offerta per soggetti istituzionali. Ecco, la tipicità proprio del bene ci è di conforto. Perché? Perché non rientrando nella categoria degli strumenti finanziari, non si applicano quegli obblighi che ad esempio impone il regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, che prevedono obbligatoriamente la figura della banca depositaria che custodisca essa stessa lo strumento finanziario. Per la liquidità adesso c'è più libertà, ma già avendo smarcato l'aspetto che Bitcoin non è strumento finanziario, si pone una struttura diversa per questi soggetti istituzionali. Soggetti istituzionali che però, come diceva Ferdinando prima, mancano di strutture interne tecniche che siano in grado di gestire il rischio, il cyber risk, ma anche di offrire un servizio congruo al cliente. Ecco, da questo punto di vista, sicuramente nuovi operatori del mercato che offrono servizi di custodia sofisticata sia per soggetti high net worth individuals quanto per soggetti istituzionali permettono non solo al soggetto gestore, quindi all'asset manager, di avere tutte quelle tutele per la conservazione del bene del cliente, ma permette anche alla banca depositaria, che comunque anche rispetto al Bitcoin ha un obbligo quantomeno di verifica della proprietà da parte dell'OICR e delle informazioni, di documenti afferenti al bene, ecco, anche rispetto alla banca depositaria, questi nuovi servizi sarebbero ottimali in quanto permettono un maggior controllo sul bene e attraverso contratti di esternalizzazione, nella prassi, diciamo, dei mercati finanziari, si garantisce alla stessa banca depositaria di esternalizzare un servizio che potrebbe avere dei profili di rischio. Ecco, in questo caso, se ci sentiamo di escludere per la gestione individuale e la gestione collettiva forse un'esternalizzazione di servizi importanti, invece per la banca depositaria, visto il suo ruolo precipuo, no, di custodia, ecco, in questo caso forse l'esternalizzazione verso una società come CheckSig prevederebbe anche tutta una serie, dovrebbe prevedere tutta una serie di presidi ulteriori a livello contrattuale che sono previsti per l'esternalizzazione di servizi importanti. Ma ciò è una cosa che già accade per altri tipi di servizi, quindi non è ostativa come fattore.
Procedendo nell'analisi e in conclusione ci vogliamo un attimo soffermare sugli aspetti civilistici che comporta la custodia di Bitcoin. Ecco, abbiamo detto, abbiamo smarcato il punto che Bitcoin non è strumento finanziario, però Bitcoin cos'è alla fine? Giuridicamente questa domanda è imprescindibile. Bitcoin è quantomeno, noi affermiamo, un bene. Certo, non è così rassicurante, però è un bene, possiamo aggiungere che è un bene anche immateriale, visto l'aspetto tech, ed è un bene fungibile. Questo dei corollari perché all'interno di quello che abbiamo visto come servizio di custodia ci immaginiamo che sicuramente tutta una serie di figure contrattuali tipizzate si applicano al Bitcoin in quanto bene. E quindi possiamo dire che sicuramente e forse anche a livello nominale, no? Viene richiamato il contratto di deposito, di cui l'articolo 1766, in cui un soggetto consegna a un altro soggetto uno o più beni mobili, questo è il caso, ma anche il contratto di mandato perché in una struttura di custodia sofisticata, quale quella descritta prima, per soggetti sofisticati, siano essi high net worth individuals, soggetti istituzionali, il contratto di mandato potrebbe rientrare perché permette la delega e quindi la delega del compimento di uno o più atti giuridici per conto di un altro soggetto, da parte di un altro soggetto. Infine la procura, ma questo ha più profili, diciamo, di rappresentanza interna e o esterna. Infine, ma questo lo diciamo per completezza del discorso, sicuramente nell'analisi, nello studio del caso CheckSig è stato anche evocativo e è stato richiamato alla nostra attenzione un contratto di deposito tipizzato e particolare, qual è quello dei magazzini generali. Lo dico subito, non si può applicare tout court al caso della custodia dei Bitcoin per le specificità. Innanzitutto un servizio di custodia Bitcoin non è un magazzino generale, quindi la soggettività mancherebbe. Però è interessante perché richiama un po' quelle strutture e quelle fattispecie e anche di conseguenza quei rapporti contrattuali che si verificano quando, ad esempio, un fondo di investimento ha come asset custodito un'opera d'arte piuttosto che auto d'epoca. E questo è evocativo. Infine, e chiudo, un aspetto ancora che abbiamo analizzato è quello delle cassette di sicurezza. Cassette di sicurezza che, vista le procedure molto sofisticate, ad esempio previste da CheckSig, sicuramente evocano anche in questo caso, no, i vari controlli, i passaggi, però manca anche qui l'aspetto soggettivo, ovvero i nuovi servizi di custodia di criptoasset non sono banche. In chiusura, cosa possiamo trarre? Che da un punto di vista civilistico, ovviamente, al netto di quei contratti tipizzati che ci offre il codice civile, vige la tipicità che sarà, a nostro avviso, anche in divenire perché seguirà ovviamente l'evoluzione tecnologica dei servizi di custodia. Io ho chiuso, lascio lo spazio alle domande, grazie. Grazie, c'è una prima domanda, invito anche gli altri ascoltatori a farne altre, se ci sono. In pratica si chiede, ma ci sono evidenze secondo cui le criptovalute siano utilizzate come veicolo preferito dai terroristi? Perché i media lo raccontano, ma vorremmo sapere un attimo qual è il vostro punto. Allora, il punto è questo, che diciamo, evidenze, l'unica evidenza che si possono avere in parte sono quelle delle segnalazioni di operazioni sospette che sono state fatte alla WIF da parte degli istituzionali. E quindi, però, questo tipo di evidenze non ha una suddivisione tra diciamo, segnalazioni di operazioni sospette che derivano da eventuali finanziamento del terrorismo e segnalazioni di operazioni sospette invece su valute virtuali che derivano da altri utilizzi. Quello che le autorità mettono in evidenza è che, diciamo, il trasferimento di valute virtuali, che è favorito anche dall'anonimato, potrebbe permettere, almeno potenzialmente, di avere un più agevole finanziamento del terrorismo. Qua bisogna fare un po' una distinzione, perché un conto è il riciclaggio, un conto è il finanziamento del terrorismo. Cioè, il finanziamento del terrorismo in realtà non necessariamente
viene dal riciclaggio di qualche somma che deriva dalla commissione di un reato. Possono essere delle somme, ad esempio, dei bitcoin perfettamente leciti che vengono, diciamo, spediti per finanziare attività terroristiche, mentre nel riciclaggio la situazione è ben diversa, cioè si hanno dei proventi che si cerca di riciclare investendoli appunto in crypto asset. Se le evidenze, diciamo, come soggetti che operano in questo settore non ce l'abbiamo, dipende anche sempre dalla WIF. La WIF, emanando, diciamo, quelle direttive lì, in realtà ci dice che ci sono delle operazioni sospette che gli sono pervenute, che evidentemente riguardano questa materia. Però, Donato, se posso aggiungere qualche elemento anche un po' più rassicurante, l'ultima dichiarazione ufficiale dell'Europol di 3 anni fa dice che non c'erano evidenze di finanziamento al terrorismo con Bitcoin. Da allora in tanti vi dicono che l'Europol starebbe per dichiarare qualcosa di diverso, ma nel frattempo non l'ha mai dichiarato, cioè l'ultima dichiarazione ufficiale. E io amo ricordare sempre che il report biennale del Ministero del Tesoro inglese, uscito l'ultima volta purtroppo nel 2017, non c'è traccia di quello del 2019, ma sia quello del 2017 che del 2015, quando mette i rischi di riciclaggio, mette Bitcoin e le valute digitali all'ultimo posto, mentre mette all'ultimo posto le banche, i commercialisti e gli studi legali. È una cosa diversa da quello che è riuscito a fare il gruppo di sicurezza finanziaria italiano, che invece ha fatto l'esercizio ultimamente, dove invece si legge che le criptovalute sono tra, diciamo, gli strumenti per agevolare il riciclaggio. Inoltre, siccome la blockchain tiene traccia di tutte le transazioni. Sì, ma infatti io credo che sia il modo migliore di farlo. Io sono d'accordissimo con quello che dici tu, in effetti, perché è un modo di trasferire, diciamo, asset che è anonimo, tra virgolette, come potrei dire, perché avendo traccia, diciamo, di tutta la filiera, è facilmente rintracciabile da dove arrivano. Diciamo, se posso citare un gossip che aiuta anche a sdrammatizzare il tema, in un procedimento penale piuttosto noto che ha interessato un'attività molto estesa dell'autorità italiana nei confronti della criminalità organizzata, negli atti di questo procedimento si leggeva a un certo punto che nelle intercettazioni uno dei capi minacciava, anzi invitava tutti gli affiliati a non utilizzare le criptovalute perché più tracciabili della moneta tradizionale. Io credo che anche Andrea Medri abbia un ricco campionario di aneddoti eventualmente da riportare in materia. Ma sì, infatti, scusatemi se ogni tanto arrivavo e andavo, ma ho un po' di problemi di connessione. Sì, ma assolutamente sì, secondo me ormai mi sono convinto, dopo tutti questi anni, le esperienze che abbiamo visto, il dialogo che facciamo continuo con le forze di polizia e le autorità di vigilanza, io sono convinto che la criminalità organizzata, ma non intendo per criminalità organizzata quella pesante, i cartelli, i grandi cartelli delle armi, della droga, quindi non quelli che fanno piccolo cabottaggio, che può essere il pusher che uno va al banco ma preleva i 100 euro e si compra la sua dose. Quindi i grandi cartelli che hanno risorse finanziarie immense, hanno delle strutture veramente organizzate, sono stati i primi a prendere conoscenza di questa tecnologia, ancora prima probabilmente di noi tutti. L'hanno analizzata bene e secondo me se ne tengono ben lontani. Anzi, arrivo al punto di dire che cercano loro per primi di far passare il messaggio che questa tecnologia è estremamente pericolosa per il malaffare, proprio perché il loro peggiore incubo sarebbe l'adozione di massa di questa tecnologia. E sarebbe veramente, avrebbero delle problematiche enormi per poter riciclare le loro masse monetarie che sono importanti. Quindi sì, esiste la criminalità, certamente esiste dappertutto, no? Nessuno è escluso. Però le grandi movimentazioni, noi abbiamo portato un esempio
alla Polizia Postale un paio di anni fa in una presentazione dove c'era questo gruppo jihadista che incitava i suoi fondamentalisti a contribuire con Bitcoin. Li abbiamo fatto vedere tramite le nostre tracce che hanno ricevuto sino a 100 euro, se andava bene. Quindi sembravano un po' anche dei poracci vedendole dalle foto, però di base questo è il discorso. I grossi gruppi, quelli veramente pesanti, se ne stanno ben lontano. Poi ovviamente la piccola criminalità, quella c'è, innegabile. È nostro dovere contrastarla, ma c'è come c'è in qualsiasi tipo di settore finanziario. Grazie. Guardiamo quindi queste ultime due domande, perché si chiede alla fine, faccio una sintesi, ma se devo cedere il controllo dei miei valori a una società che mi faccia la custodia, no? Alla fine non è che per caso andiamo a finire poi a delegare, per esempio, a usare le CBDC, cioè le Central Bank Digital Currency, che quando arriveranno saranno emanate dalla Banca Centrale Europea in questo caso, e a questo punto sì, certo, perderemo magari anche un po' di privacy, però abbiamo la sicurezza che poi non ci possono essere quei furti, almeno non si prevedono, o quegli smarrimenti. Quindi cosa ne pensate su questo? Vuol dire, rinunceremo a questo tipo di libertà per la sicurezza? Do un flash io, poi dopo lascio la parola a Ferdinando. Allora, CBDC sono cose completamente differenti, stiamo parlando di una tecnologia sottostante simile, ma concettualmente molto, molto differente. Bitcoin è un asset class alternativo, non è quindi complementare come potrebbe essere uno stablecoin emesso nella banca centrale. Quindi, come dicevo all'inizio del mio intervento, per assurdo, noi siamo ormai già antiquati, cioè siamo poteri centralizzati. Se le persone imparassero a gestire questa tecnologia in maniera adeguata, non avrebbero bisogno di noi. Invece CBDC ne avranno sempre bisogno, non è che ce n'è se la incominciano a usare. Ferdinando, ti lascio a te. Ma lì nella domanda ci sono due aspetti. Un primo aspetto è evidentemente quello che dice Bitcoin reintermediato da soggetti terzi perde la sua utilità. Sì e no. Bitcoin non deve essere necessariamente reintermediato da un custodian. Può esserlo per chi ne ha bisogno. Quando gli ebrei scappavano da Hitler, tentavano di fuggire portandosi gioielli nelle mutandine. Oggi, quando i venezuelani scappano da Maduro, attraversano la frontiera con una password nella loro testa e portano via così i loro bitcoin. È molto più semplice, da maggiori garanzie di libertà. Non vuol dire che bitcoin debba essere custodito, ma vuole soltanto dire che in alcune situazioni può esserlo. È proprio come i lingotti d'oro. L'oro non ha bisogno né di un intermediario, né di un custodian, né di un'autorità centrale che ne riconosca il valore. Ha valore in sé ed è riconosciuto da millenni. Possiamo trovare più conveniente, invece che portarcelo dietro, lasciarlo in custodia. Diverso discorso sulle CBDC, Central Bank Digital Currency, anche qui di nuovo, sono la digitalizzazione del contante, qualcosa a cui io guarderei con straordinario favore, sarebbe ora, non arriveranno presto per una serie di motivi che non c'è il tempo di analizzare oggi, ma io ne sarei ben felice. Qualora anche arrivassero nel senso di valute stabili, transazionali, private, come Libra di Facebook, tanto meglio. Certo, Facebook fa un po' paura sui temi della privacy, ma non è in sé l'idea di una valuta privata, di una valuta di banca centrale stabile a essere negativa. Anzi, è un plauso straordinario, abbatterebbe i costi di trasferimento del valore, non è sostitutivo rispetto a Bitcoin, che non perde la sua carica libertaria e liberante solo perché in alcuni casi è meglio gestito tramite dei professionisti. Faccio sempre un esempio. A metà degli anni 90 io avevo un SMTP server a casa mia, un server di posta elettronico gestito da me. Oggi uso il server di posta elettronica dell'università e, mi perdonino quelli più preoccupati della privacy, la posta elettronica di Google. Quello che so però è che se la mia università o se Google dovessero iniziare a censurarmi, io posso sempre riattivare un server di posta elettronica sul mio hardware e avere la mia posta incensurabile. Il fatto che
un asset o un network siano un protocollo aperto e incensurabile non vuol dire che gli intermediari non abbiano ragione di esistere. Ad oggi io trovo più comodo Gmail e la posta elettronica dell'università. Bene, a questo punto abbiamo finito il tempo. Vi ringrazio. C'è un'ultimissima domanda che lascerei all'avvocato Conso per chiudere anche questo panel, questa serie di panel. Quando c'è un operatore che chiede, un ascoltatore che chiede quanto siamo lontani dalla completezza di un framework legale, giuridico, fiscale, operativo per l'adozione di questi crypto asset da parte delle istituzioni, da parte dei grandi investitori, ma voglio dire anche dalla maggioranza dei cittadini. Prego, Andrea. Bella domanda. Allora, dal punto di vista, io credo tira fuori la sfera da cristallo, mi raccomando. Certo. Qua ci vorrebbe l'algoritmo di tipo predittivo. In realtà, quello che abbiamo, una parte della risposta si ritrova proprio nel percorso che abbiamo cercato di sviluppare in questi tre seminari. Perché il tentativo è stato proprio quello di chiarire che da un certo punto di vista, se parliamo di Bitcoin, distinguerei intanto il mondo tra Bitcoin e il resto delle criptovalute, perché ha caratteristiche uniche rispetto a tutto l'universo dei crypto asset che abbiamo analizzato. Di fatto, particolari problemi per l'adozione nell'ambito di un portafoglio di investimento non ci sono dal punto di vista normativo, perché parliamo di beni che rientrano nella categoria dei beni investibili da parte di determinate categorie di prodotti, non da tutti, cioè abbiamo visto il fondo chiuso riservato, la gestione individuale di portafogli, tipicamente, alla ricerca di volatilità, valore, quello che si potrebbe cercare in altre tipologie di asset. Abbiamo citato più volte, Ferdinando ormai mi prende anche in giro, cito sempre il caso delle auto dei fondi che investono in auto d'epoca, raccontando di quelle che sono le complicanze o le opportunità per gestire questa tipologia di asset all'interno di un prodotto. Ecco, se si può fare con le auto d'epoca, anche con Bitcoin si può fare senza troppo sforzo. La custodia e il rischio di frode sono di fatto, secondo me, il rischio, cioè la cosa che tiene a oggi più distante dagli istituzionali e solleva la maggiore diffidenza anche da parte delle autorità di vigilanza rispetto all'investimento. C'è una certa timidezza nell'andare verso questa direzione, perché c'è molto timore che questo asset possa essere in qualche modo smarrito, rubato, violato, e quindi che questo valore che non si riesce a custodire, blindare in modo efficiente, il non sconsigli di investire in questi asset. A questo proposito, però, l'esperienza degli ultimi anni ci ha aiutato a capire che in realtà si tratta di un problema di comprensione delle difficoltà, dove appunto, come abbiamo visto oggi, ad esempio con Chexig, ma ci potrebbero citare per altre tipologie di operatori, tipo anche Andrea, la sua piattaforma. Io ricordo la prima volta che abbiamo iniziato a guardare Drop Trading, non sapevamo ben di cosa stessimo parlando. Poi piano piano abbiamo capito, compreso e valutato positivamente la possibilità di avere un operatore che opera in perfetta compliance con quelle che sono le norme di riferimento. Ecco che anche con la custodia si riduce a un tema di comprensione della capacità o dell'efficienza di un sistema per garantire e superare quelli che sono quei rischi di cui stavamo parlando. E quando parlavamo di Chexig, ad esempio, è stato chiarito come sarebbe possibile contenere questi due elementi di rischio. In questo mi piace citare, la scorsa settimana c'è stato un intervento del presidente della Consob, Savona, che ha in un paio di passaggi, con riferimento proprio alle nuove tecnologie a servizio dell'industria finanziaria, ha lanciato un monito che ho trovato particolarmente significativo, e cioè ha detto: attenzione, guardate che non teniamo fuori dalla porta, almeno io così l'ho inteso, se poi gli altri vogliono intervenire hanno un'idea diversa, ma mi pare che il messaggio potesse essere questo, cioè attenzione, la tecnologia non è tutta cattiva né tutta buona,
prima di poterla, e quindi bisogna guardarla con favore, anche quella che sembra più problematica, e molte volte il fatto di non comprenderla tiene fuori dalla porta la possibilità di intervenire, sviluppare e migliorare processi esistenti. Ciò si riferiva esattamente ai temi della digitalizzazione del fintech, ma lo stesso passaggio mi è sembrato di poter cogliere anche con riferimento al mondo dei crypto asset. Quindi da questo punto di vista, e alle nuove tecnologie più in generale. Quindi da questo punto di vista io credo che full immersion come quelle che noi abbiamo fatto, che consentono di spacchettare il problema in porzioni minime e capire quali sono le effettive complicanze o le difficoltà dell'utilizzo di questa tecnologia o degli asset che la popolano, siano di fatto il primo vero passaggio per poter arrivare a un'adozione più ampia del Bitcoin ed anche degli altri crypto asset. Chiaramente il problema sta sempre nella citazione del film A me carissimo, cioè quando dicono in uno degli Apollo, non ricordo quale fosse, che c'è una cosa tonda e una quadrata da mettere insieme e abbiamo dei pezzi sul tavolo a disposizione, ecco che noi abbiamo lo stesso problema, perché abbiamo una tecnologia che corre molto più veloce della normativa. Questo lavoro artigianale di cercare di far convivere una novità normativa con una norma che, cioè una novità tecnologica e di mercato con una norma che è pensata per tutt'altro, è una sfida per noi molto stimolante, perché di fatto è molto divertente da studiare. Per gli imprenditori un po' meno, perché spesso ci guardano con un'aria stranita perché gli diciamo troppi no rispetto ai sì che vorrebbero sentirsi, ma abbiamo visto che è un esercizio che meccanicamente, se ben applicato, porta delle soluzioni interessanti che potenzialmente aprono a soluzioni pratiche che sono immediatamente adottabili. Si citavano prima gli stablecoin, ad esempio, è nostra convinzione, ormai Massimo mi ha sentito dire questa cosa molte volte, che ad esempio lo stablecoin sia una tecnologia quasi plug and play, perché fortunatamente, per avventura, un po' per occasione o perché magari qualcuno ci ha pensato, la disciplina PSD2, che regola i servizi di pagamento, le piattaforme, i circuiti di pagamento, già potrebbe accogliere senza troppe complicanze questo nuovo tipo di crypto asset, con tutte le sue declinazioni. Vedasi Libra, che poi è tanto criticata, alla fine della fiera uno stablecoin con un soggetto che andava in giro per il mondo a chiedere l'autorizzazione a diventare una email o un IP a seconda degli stati. Quindi poco disruptive rispetto a tutte le discussioni che abbiamo sentito in giro per il mondo. Però molto disruptive per le autorità monetarie. Sì, quello è un'altra cosa. Però dal punto di vista regolamentare non è che stessimo parlando della fusione a freddo, si trattava di costituire un istituto di moneta elettronica, più volgarmente detto, che fai è l'equivalente di una banca centrale mondiale. Un piccolo istituto di moneta elettronica con ambizioni mondiali. Mondiali. Un istitutone.